Paratucci, una serata con musica, Piazza Cavour, Foggia e Lucio Dalla. È meraviglioso, è davvero. Intanto cantare Lucio Dalla non mi è capitato spesso, e questa sera proprio c'è la meraviglia di trovarsi con il suo direttore d'orchestra, con i suoi musicisti, con Ricky Portera, in una piazza strepitosa e in una città che insomma a lui ha dato tanto, ecco. Io non lo sapevo, io l'ho conosciuto e poi mi ha invitato alle Tremiti, però non sapevo di questo amore per Foggia e di questa appartenenza. È una città che festeggia i 100 anni di un suo simbolo, no? La Fontana del Siele, che è qui davanti. La musica quindi può raccontare anche la storia di un territorio. Beh, è una celebrazione, insomma, no? Magari non la racconta attraverso le figure, le persone. Lucio Dalla, per esempio, è uno di questi. E poi è una sorta di ringraziamento, insomma, a questo bene prezioso che è l'acqua. Prossimi appuntamenti di Paola Turci quest'estate, dove vi vedremo? Quest'estate partiremo per un tour con uno spettacolo molto particolare che io non vedo l'ora di fare, con Gino Castaldo. Si intitola Il tempo dei giganti ed è praticamente il racconto di 3 anni pazzeschi per la musica italiana, 3 anni dal 79 all'81, quando alcuni artisti italiani vendettero milioni di copie di album. Quindi penso a Battiato, penso a De Gregori, e quindi andremo in giro a raccontare e a cantare, ovviamente. Io quindi mi cimenterò anche con questi altri grandi, grandi poeti. Facciamo un saluto ai tanti foggiani che verranno stasera qui. Ma manco la bocca devi aprire. Un saluto, scusa, l'ho detto malissimo, però è chiaro, insomma, vi voglio bene. E che dire, sono felice che, insomma, che la musica, che le celebrazioni riescono a portarmi qui, perché insomma non capita spessissimo, e quindi sono contenta stasera di essere qui.